Ci sono una sera di il Bologna riporta all'Olimpico il profumo della Serie A, affronta la Lazio nel primo round dei quarti di finale e passa con il più classico dei risultati. Per l'occasione ripresenta una formazione tipo con Zinetti, Benedetti, Sali ed Eneas e con loro anche la saggezza che gli si riconosceva prima della batosta interna firmata Juventus. La Lazio, impegnata con diligenza nel campionato cadetto, avrebbe forse preferito occuparsi della Coppa Italia in diverse condizioni di spirito e di classifica. Dopo un buon inizio, al 26esimo la Lazio va addirittura in gol con Chiodi. Al termine di questa manovra impostata da Mastropasqua e rifinita da Sanguin, Pighin e Chiodi appunto si catapultano con buona coordinazione, ma in posizione irregolare per l'arbitro Terpin. L'arbitro non ha dubbi e annulla la rete del centravanti. Al 40esimo Mastropasqua propone un altro attacco sulla destra, ma Chiodi pasticcia in area, permettendo così alla difesa bolognese di liberare e al centrocampo, ispirato dal solito inesauribile Dossena, di impostare una tranquilla azione di contropiede. Un triangolo e palla ad Eneas, che presenta un numero dei suoi. Pighin salva alla disperata. Nella ripresa Castagnier fa esordire il giovane Marronaro, un romanino 21enne della squadra primavera, al posto di Cenci. Nonostante l'ingresso di una punta, però, la Lazio continua ad incontrare le solite enormi difficoltà in attacco e al 25esimo Terpin concede al Bologna un calcio di rigore per un fallo di Pocheschi su Eneas. Dal dischetto realizza Paris. Sette minuti più tardi la squadra di Radice raddoppia. Colomba, uno dei migliori, serve Fiorini con un preciso assist e il centravanti batte Nardin. È il 2-0 con il quale si chiude la partita e per la Lazio forse anche il capitolo della Coppa Italia.